Chioggia, Isola Felice, sorvoliamo, è un'isola felice perché rispetto ad altre realtà sicuramente andiamo molto meglio, ma purtroppo stiamo veramente peggiorando, ne sappiamo, ogni giorno ne succedono più colori, basta che guardiate i servizi precedenti anche di ieri, ecco. L'ultima, che non è l'ultima, ma diciamo così, tra virgolette, che pubblichiamo, è attenzione agli scooter, in particolare agli scarabeo, perché nella zona che è prospiciente di sottomarina a Viale Mediterraneo e poi la zona degli Orti, già sono stati rubati in più occasioni degli scooter quasi nuovi, sistemati molto bene, lo scooter scarabeo, e lì sono stati poi trovati nel mezzo alle terre, qua vedete le riprese che abbiamo fatto oggi, non ci siamo addentrati, ma comunque c'è tutto un dedalo di viuzze e dove questi l'hanno proprio attrezzata come officina. Ricorderete che abbiamo pubblicato che giorni fa, qualche settimana fa, ne hanno trovato uno bruciato, poi un altro buttato in fosso, un altro che gli avevano rubato a casa è andato sulle terre e li ha trovati che saltavano. E fattore molto inquietante, come ci ha fatto sottolineare, ci ha detto di porre attenzione e di evidenziarlo, il fatto che queste persone conoscono i loro, diciamo, a quelli che hanno rubato questi scooter, tanto è vero che a quello, se qualcuno ci ha seguito e ha visto che due settimane fa avevamo pubblicato di quel nostro concittadino che gli avevano rubato lo scooter, è andato sulle terre, li ha trovati che saltavano, e poi questo scooter gli è stato fatto trovare, addirittura gli hanno fatto ritrovare i documenti a casa, quindi questi sapevano quando era a casa e quando non era a casa, e quindi massima attenzione, e invitiamo sempre a denunciare, perché purtroppo con questa legge Cartabia, che è stato un disastro totale, se non si denuncia non c'è seguito e sembra che sia un'isola felice. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Punta Poli, area, quanto dicono i residenti, definita centro storico ma non trattata come tale, un punto della città da cui si gode uno scorcio panoramico invidiabile, ma di cui non si invidia di sicuro la vivibilità. I problemi della zona sono essenzialmente legati al mercato ittico all'ingrosso. Qua ci si è sempre lamentati dell'arrivo dei tir a far manovre o a parcheggiare, ammorbando il suolo di liquidi e l'aria di polvere. Oggi effettivamente eravamo in coda a un camion che, come è entrato in Punta Poli esclusivamente per girarsi e tornare sui propri passi, ha sollevato una nuvola di polvere e pulviscovo. Qua è una zona residenziale, le persone ci vivono, nel giardinetto rimesso a nuovo da poco i bambini ci giocano, eppure non crediamo ci sia un'altra zona così bistrattata. Deposito di barchini raccolti dall'affondamento, deposito di reti, di attrezzature, di auto. Punta Poli deve ancora capire qual è la sua vocazione, se propaggine a nord del mercato ittico o se area residenziale. Il futuro di Punta Poli dipende essenzialmente dal mercato ittico e dal suo eventuale e agognato spostamento tra i desiderata delle ultime amministrazioni. Che senso ha uno sviluppo di Punta Poli in tal senso se il mercato ittico è destinato a trovare una diversa collocazione, si chiedono i residenti, che si oppongono fermamente a un eventuale sviluppo dello sbarco molluschi, che porterebbe nell'area un numero maggiore di tir con tutti i problemi legati all'aumento del traffico dei mezzi pesanti. Qualcuno qua potrebbe decidere di realizzare parcheggi viste le necessità attuali. Con una recente delibera la Giunta Comunale ha affidato a SST le aree lagunari e a terra di Punta Poli afferenti al punto di sbarco molluschi e quelle circostanti dedicate alla movimentazione dei mezzi e ai punti di attracco. L'intento è quello di rendere più efficace ed efficiente l'utilizzo dell'area in maniera coordinata e analoga alle strutture di parcheggio e sosta comunali, in modo che ciò rappresenti un sistema vantaggioso economicamente per l'utilizzo degli approdi e degli spazi a terra, garantendo la funzione di pubblica utilità. Quale sarà quindi il destino di Punta Poli?
Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia. Bene, anche oggi siamo alla Storia, Piscina della Storia, abbiamo queste bellissime operatrici Giulia e Aurora che abbiamo già sentito altre volte e oggi parliamo un attimo di questo progetto dell'ASDA 3 Serenissima, Vacanze Sicure, di cui voi state appunto portando avanti all'interno di tutta una serie di servizi. Esatto, Andrea. Allora, il progetto Vacanze Sicure dell'ASL 3 Serenissima appunto è un progetto che riguarda il territorio di Chioggia Sottomarina e Isola Verde. In particolare noi qui al Centro Astoria siamo molto sensibili ai bambini e alle persone fragili e in particolare abbiamo ideato dei braccialetti che sono dei braccialetti di sicurezza che riescono a stabilire un contatto con i genitori, ad esempio, dei bambini in caso si dovessero mai perdere o comunque in caso avessimo delle persone fragili riusciremmo a visionare appunto a localizzare la loro posizione con un codice QR code che c'è appunto nel bracciale. Quindi c'è l'applicazione. Basta scaricarsi l'applicazione. Esatto. Tante volte succede sempre purtroppo, che sì. Si perdono tra l'altro non solo i bambini, perché a volte ci sono persone che hanno dei problemi e vanno in confusione. Per un attimo qui alla fine. E quindi diventa un po' problematico e quindi invece con questo sistema molto pratico, che veloce. È stato appunto ideato dall'ASDA 3 Serenissima, ma voi alla Storia siete sempre stati pionieri su queste... Assolutamente sì, soprattutto progetti di inclusione e siamo molto sensibili al tema comunque delle fragilità. Bene, allora qui abbiamo Aurora, bagnina esperta anche se ha 19 anni, ma abbiamo visto che ha quante bagnine molto giovani, sono molto esperte, ricordiamo l'esempio di Elena Penso, mi sfuggiva un attimo il nome, brava a ricordarlo. Allora, ci spiega un attimo come si procede per utilizzare questa applicazione. Sì, grazie appunto al bracciale che all'interno contiene il QR code, bisogna per primo passaggio scansionare il QR code, inserire i propri dati del bambino o comunque della persona sensibile e per terzo e ultimo passaggio appunto allacciare il bracciale alla persona. Così potremo ritrovare la persona oppure la persona che lo ritroverà e potrà appunto scansionare il QR code e trovare i propri dati. Sembra una cosa così e invece è validissima perché in passato è successo a volte che si è avuto grandi difficoltà e quando perdi un bambino o anche un'altra persona i familiari hanno delle grandi preoccupazioni, con questo sistema si risolve tanto. Sì. Dunque, voi sapete che abbiamo più volte pubblicato diciamo dei interventi in cui cerchiamo di porre attenzione ai tentativi di truffa, hacker, phishing e tutto il resto, di non accettare, arrivano in continuazione quei messaggini: papà, ho perso il telefonino, ho idea che qualcuno abbia qualche figlio in giro per il mondo. No, sto scherzando ovviamente, è una battuta. Invece purtroppo al sottoscritto arrivano mail di Netflix che è scaduto l'abbonamento, però se lo rinnovi c'è tutta il conto corrente postale eccetera, quindi veramente è da avere sempre massima attenzione su tutto. Ecco, quindi non cliccate sui link, sia se vi li mandano degli amici perché sono stati anche loro diciamo tra virgolette gabbati, quindi se arriva anche il messaggino della fidanzata piuttosto che dalla mamma piuttosto che dalla zia o dell'amico del cuore, arriva un messaggio con link, state molto attenti prima di cliccare perché in qualche modo o l'altro vi fregano. Adesso poi perdere in particolare il profilo Facebook per l'identità è una cosa molto grave perché potrebbero fare cose diciamo anche molto importanti e poi tocca andare a testimoniare, denunciare eccetera eccetera. L'ultima che è successa, e sono 2-3 giorni che sta capitando, sono questi furbacchioni nei post che abbiamo messo in particolare degli incidenti. Ci sono gli utenti che scrivono: ma come è successo, cosa è successo, cosa fanno questi, avete lo screen che vedete, e entrano, rispondono ai nostri follower e dicono: guarda, un utente per sbaglio ha firmato l'incidente, e mette il link.
Quindi veramente ancora più astuti, sono sicuro che qualcuno ci è cascato e ha cliccato sul link, quindi l'invito è assolutamente non state a cliccare sui link in generale e soprattutto non girate, vi ricorderete quella truffa che ormai per fortuna un po' di anni che non passa, il bambino ha bisogno del sangue, eccetera, eccetera, e tutti a girarla, tutti, anche qualche direttore di qualche giornale diocesano che ha tante lauree, invece di verificarlo, c'è cioè il numero di telefono, lo girano. Ecco, quindi purtroppo dobbiamo stare molto attenti. Vorrei fare una battuta, ma sorvoliamo. Ci dispiace perché arrivano sulla nostra pagina, sulle nostre pagine social, ma onestamente non ce la facciamo a gestire tutti i commenti. Quindi massima attenzione, noi se ce ne accorgiamo li banniamo, ma vi ricordo che voi stessi potete bannarli. Basta che capite che è una truffa e ci sono i tre puntini, fate il link e denunciateli come hacker, come truffa, come spam, insomma. Grazie dell'attenzione e state molto attenti. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia.